Mondi, siccome io sto prendendo la forma di un budino, la mia routine più o meno è sempre quella di ti svegli, vai al lavoro, torni a casa, stai sul divano, ti svegli, stai sul divano. Non facciamo niente. Sono rimasto scioccato dalla mail che mi è arrivato di Google Timelapse, che in un mese sono riuscito a fare 2 chilometri a piedi. Meno male che almeno andavo in bici, però cioè vuol dire che abbiamo un'attività motoria pessima. Siccome adesso si può fare, ho deciso di intraprendere questa sfida di andare a correre tutti i giorni, tutti, quindi sole, pioggia, neve, tutti i giorni, e di fare la doccia ghiacciata. La doccia ghiacciata ha una marea di benefici. Cioè, è incredibile, sono riuscito a fare 2 chilometri in un mese. Avevo l'attività motoria di una medusa. Beh, perché ho deciso di fare la doccia fredda? Per questi semplici motivi. Stimolare il sistema immunitario. Più forti, più reattivi alle patologie di tipo infettivo. Stimola l'attenzione e la concentrazione. Attivare il metabolismo. Stimola la circolazione. Stimola anche la resilienza. Stimola il tono dell'umore. Rilascio di neurotrasmettitori nel cervello. Aumenta il livello di testosterone. Riduce le infiammazioni. E migliora la qualità del sonno. Quindi inizierò questo mese in cui per mettermi in forma. Perché ricordate ragazzi, mente sana in un corpo sano. Vi allenate voi e la vostra testa. Sono sempre sfide un po' di determinazione, di forza fisica, di tante cose. Quindi ragazzi, partiamo con questa sfida qua. E niente. Adesso vado a correre. Sono leggermente ubriaco perché ho fatto una grigliata, quindi è tardissimo. Spero che mi si veda. Sono le 11:30, io parto adesso a correre, quindi la mia sfida inizia ora. Ho mangiato tantissimo e non so se è proprio la scelta migliore iniziare adesso, però oggi è il 1° giugno, quindi ogni promessa è mantenuta. Sono veramente mesi che non corro. Attiverò il cronometro, quindi via. Partito. Ottimo, ora siamo più leggeri. Continuiamo. Sono già stanco. Mamma mia. Allora. Oh cazzo. Sono appena giunto al giro di boa. Primo giorno metà. Allora, metà fatta, si torna indietro. Stop. Guardiamo il tempo. 36 minuti e 30. Oh. Sono contento. Sono contento perché non mi sono fermato neanche una volta. Andiamo in casa a fare la doccia. Iniziamo questa sfida qua. Buonasera. Per essere una sfida seria, farò una doccia di minimo 5 minuti. Ah! Ma il cronometro è passato un minuto. Siamo riusciti a raggiungere i 5 minuti! Sì! Che freddo! Ma mi è sparito! Piccolo, duro come un tic-tac! Allora, io credo che comunque con l'abitudine si arrivi a fare tutto. Ci vediamo domani. Perfetto, giorno numero 2. Ho le gambe stanchissime da ieri. La doccia però, devo essere sincero, a parte mentre la doccia, il dopo è rilassante. Cioè, ti senti comunque con più energia. Secondo giorno, seconda grigliata. Quindi ho ancora la pancia un po' scombussolata. Ma andiamo. Via. Aia. Mi fa male l'osso sacro. E poi il coccige. Poi le gambe. E il ginocchio e le caviglie, un po' la schiena, le spalle anche, ma poi mi fa proprio male il coccide. Poi è appena piovuto, è stato urca. Oddio, ascolterei volentieri la musica ma non riesco a snodarle. Si torna indietro, giro di boa. Oddio, quasi 40 minuti. Ma c'è da dire che oggi ero un po' più stanco del solito. Non so se è per la corsa di ieri, per la grigliata di oggi. Però adesso vado a fare la doccia. Allora. Anche questa doccia qua è andata. Diciamo che
a questo giro non è andata poi così tanto male. Cioè, per esempio, in questo momento qua sto benissimo, cioè mi sento molto più carico. Cioè, non che voglio andare a fare un'altra corsa, però mi sento molto bene. Eccoci qua, terzo giorno. Sono con mia sorella, il cane. È scappato il cane. E niente, lo avvio, ma non prenderò il tempo. Via! Anna, oggi si corre, eh? Corsetta, dai! Anna! Cos'è quello? L'ho fatto adesso perché ho messo la presa. Dai Anna, quella è la metà. Tornare indietro, subito. Vai, dai, dai. Pausa. Anna, 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 Anna. Sì, torna indietro. L'Anna ha preso la merenda. Brava. Sono 51 e 42 secondi. Avevi detto mezz'ora. Se avessi corso un po' più veloce. Tieni la tua merenda. Non faccio più niente. Il primo impatto è sempre il peggiore. Ok Google, che giorno è oggi? È sabato 13 giugno 2020. Che ore sono? Sono le ore 22:49. Dobbiamo andare a correre? Ok, ciao. Ma, bell'amico. Niente, oggi devo andare ancora a correre e proprio non ne ho voglia. Anche perché sta piovendo. Ho posticipato. Quindi ho detto, tanto adesso passa, adesso tanto passa. Non è passato, anzi è aumentata la pioggia. Però come promesso devo andare a correre entro mezzanotte. Sta piovendo veramente forte. Tra l'altro c'ho male ai gomiti. Non ne ho proprio voglia. Dai, manteniamo la promessa. Via. Via. Ok signori, io sono appena tornato. Credo di aver fatto anche un record, perché sono 36 minuti netti. Questo clima qua mi ha aiutato a correre, non ho né il fiatone. Adesso mi tocca fare la doccia fredda, ve la salto. Oh, una promessa, si corre anche sotto la pioggia. Sicuramente è un'idea stupida. Ci ho messo un po' di ghiaccio perché mi fa malissimo. Oggi ho un male pazzesco al ginocchio perché sono inciampato dalle scale, ho dato una ginocchiata contro lo spigolo del gradino e mi fa malissimo, soltanto che faccio fatica anche un po' a camminare. Mi sa che non rinuncerò alla sfida, mai, mai e poi mai, piuttosto alla morte. Ci metterò un più tempo, quindi vedremo come va. Adesso faccio 10 minuti di ghiaccio per vedere se un po' si calma e basta. Oggi la vedo piuttosto tragica. Aia, aia, aia. Fa veramente male, però a metà ci sono arrivato. Eccomi. Non so se si vede, ma sì, si vede. Io sto morendo. Sto veramente caldissimo. Poi male al proprio qua. Adesso vado a fare la doccia. Oggi è sabato. Sono dolorante perché è tutto il giorno che sono in lenza che costruisco. Quindi ho le ginocchia a pezzi. Ma anche oggi ce l'ho fatta. Soltanto che sto facendo dei tempi pessimi perché ho veramente male le ginocchia. Ci tenevo a raccontare questa storia qua perché fa abbastanza ridere. Stavo correndo di notte e lungo la campagna ho visto un sacchetto. Allora, di istinto cosa fai? Gli dai un calcio. E invece era un gatto, quindi alla fine ho dato un calcio a un gatto e l'ho lanciato dentro un canale. Finalmente oggi è il 30, l'ultimo giorno. Ho deciso, siccome sto anche piuttosto bene con le ginocchia, di spappolare l'ultimo giorno e cercare di fare un record. Quindi adesso metto via il telefono, quindi adesso metto via tutto e vediamo se ci riuscirò. Non so se ce l'ho fatta. Secondo me le mosche stanno annusando la puzza di morto. Mentre sono in attesa che mi si tranquillizzi il ginocchio, intanto mi stanno assalendo le mosche. Guardo se sono riuscito a battere il record. Ebbene, dopo questa mega sudata sono riuscito con la distanza di quasi un minuto dal mio miglior tempo a battere il mio record. Ok, il cervello se vuole fare qualcosa può farlo. Quindi ragazzi, questa cosa qua sudata, boh, cioè non ha un fine logico. Diciamo che se vi aspettavate una conclusione scientifica avete sbagliato canale. Comunque dopo ho continuato a correre, ho mantenuto la promessa, ho corso ogni giorno, ho fatto la doccia fredda ogni giorno. Le conclusioni sono, cioè pensavo fosse una sfida un po' più furba, però a livello fisico non credo che mi abbia fatto poi così tanto bene perché mi faceva malissimo il ginocchio, ci ho corso sopra, però a livello mentale credo che
possa sempre aiutare a quella determinazione. La doccia fredda invece l'ho scoperta, la sto adottando tuttora e credo che l'adotterò per sempre, perché dopo diventa un'abitudine e capisci che è una figata. Quindi per la doccia fredda sì, per la corsa tutti i giorni no. Anche perché io veramente odio correre. Tutto qua ragazzi, un bacio. Ho appena scoperto che giugno ha 30 giorni. Non si smette mai di imparare, incredibile. Che bestia ignorante. Giusto, prima del 30 viene il 29.